Gettati nel Signore, non avere paura. Non si sottrarrà per farti vedere. Alleluia.
Benedite opere tutte del Signore, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore, il Signore. Benedite cieli, il Signore. Benedite acque tutte che state sopra i cieli. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza.
preghiamo al Padre Celeste che per intercessione di Sant'Agostino ci guidi alla completa conversione del cuore e acclamiamolo dicendo: Tu solo sei santo, Signore. Signore, che ci hai fatti per te? Fatti il nostro cuore senza inquieto, finché non fossi in te. Signore, non possiamo nulla senza il tuo aiuto. Donaci di prendere coscienza della nostra fragilità e delle necessità della tua grazia. Signore, infondi in noi la purezza di cuore, perché possiamo pienamente comprendere il significato della conversione. Signore, tu hai voluto fare del battesimo il segno della conversione. Concedi che la nostra vita ne sia ogni giorno viva testimonianza. Signore, che non vuoi la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Fa che tornino a te tutti i lontani. Con il Santo Padre Agostino ci rivolgiamo a te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da male. O Dio, luce perenne e pastore eterno, tu che dalle vie dell'errore hai chiamato il beato Agostino al tuo santo servizio, concedici di celebrare la sua conversione per vivere secondo il suo esempio e rendere salda la nostra fede con il suo insegnamento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Agostino, Padre nostro e di tutti, fratello a tutti il contemporaneo, tu uomo dell'insonne ricerca interiore, che hai ben conosciuto i luminosi sentieri di Dio e sperimentato le vie tortuose degli uomini, fatti nostro maestro di vita e compagno di viaggio. Siamo disorientati, smarriti, malati di inconsistenza, ingannati ogni giorno da mete false e agnanati. Anche noi, come te, amiamo il cambio di Dio, favole immense e infinite menzogne. Padre Agostino, vieni a raccoglierci dalle nostre dispersioni, vieni a ricondurci a casa, mettici in pellegrinaggio verso le profondità interiori di noi stessi, laddove, per fortuna, non ha pace l'inquietudine del nostro cuore. Ti chiediamo in dono il coraggio di percorrere ogni giorno la via del ritorno in noi stessi, nel nostro uomo interiore, lì dove si è rivelato un amore al di là di ogni attesa, che nel cuore ti aspettava e proprio nel cuore ti è venuto incontro. Padre Agostino, tu sei stato appassionato cantore della verità. Noi sembriamo averne smarrito la via. Insegnaci a non aver mai paura di essa, perché il suo splendore è riflesso del volto di Dio. E con la verità scopriremo la bellezza di ogni cosa creata e prima di tutto di noi stessi, immagine e somiglianza di Dio, di cui abbiamo sempre più struggente nostalgia. Padre Agostino,
tu hai cantato la bellezza e la chiarezza dell'umana natura, alla cui divina origine vorremmo tornare per poter costruire una società nuova. Ridesta nella nostra arida società il fascino del cuore puro che finalmente vede Dio, e ridesta la fiducia e la gioia dell'amicizia vera. Infine, mettici in cammino con te verso mete di pace, facendo bruciare il nostro cuore e la tua stessa passione per l'unità e la concordia, sicché costruiamo una città di Dio ove sia bella e santa la convivenza e la vita più degna di essere vissuta, alla gloria di Dio e per la felicità degli uomini. Amen.